Grazia di Carini, sul lungomare Cristoforo Colombo. Qui furono uccisi il poliziotto Antonino Agostino e la sua giovane moglie Ida Castelluccio. Antonino Agostino, detto Nino, nasce a Palermo il 29 marzo del 1961. Sposato con Ida Castelluccio, era un agente del commissariato San Lorenzo. Un ragazzo vivace, leale, che lottava per una società più giusta. Era conosciuto da tutti gli abitanti del quartiere in cui era in servizio, per il suo continuo impegno contro le ingiustizie sociali. Poliziotto coraggioso e collaboratore dei servizi segreti, ha avuto un ruolo fondamentale nella ricerca dei latitanti e nelle indagini del fallito attentato al giudice Falcone all'Addaura del 1989. Era il pomeriggio del 5 agosto del 1989. Nino e Ida, con in grembo il loro bambino, stavano raggiungendo la casa al mare dei genitori di Nino per festeggiare il compleanno della sorella. Furono uccisi da due killer. Nino, di soli 28 anni, Ida, quasi 20, e il bambino mai nato. Ai funerali di Stato erano presenti i giudici Falcone e Borsellino e le più alte cariche dello Stato. I suoi genitori, Vincenzo e Augusta, aspettano ancora la verità. Antonino ed Ida si erano sposati da poco. Lei era incinta da un mese. Antonino lavorava alle volanti del commissariato San Lorenzo, apparentemente un servizio normale e una vita tranquilla. Guarda la lapide! In realtà però Nino conduceva importanti indagini antimafia ed era impegnato nella cattura di latitanti. Fece o scoprì qualcosa che sarebbe stato meglio nessuno sapere, qualcosa di terribilmente serio e pericoloso. È il 5 agosto del 1989. Vincenzo, il papà di Antonino, giura che non si sarebbe fatto la barba sino a quando non si fosse scoperta la verità sulla morte del figlio. Ad oggi non se l'è ancora tagliata. Buonasera. Palermo ha vissuto oggi il rito già visto molte volte di un funerale di Stato dopo un omicidio di mafia. Le indagini hanno individuato nell'attività recente dell'agente Agostini dei possibili moventi all'agguato di sabato sera. Il capo della polizia a Parisi conferma al TG1 che lo Stato è vicino ad importanti obiettivi e che questo ha innescato su più fronti la violenta reazione della mafia. I nostri servizi. Sussurrato appena con la disperazione di chi deve arrendersi di fronte alla morte violenta. I familiari dell'agente ucciso con la giovanissima moglie piangono le vittime di un martirio. Volti tirati tra i tanti, centinaia di colleghi venuti a salutare il loro compagno di lavoro. Volti tirati anche tra i ministri Mattarella e Vizzini, il capo della polizia a Parisi, i rappresentanti delle istituzioni regionali e cittadine e della magistratura. In prima fila i giudici Falcone e Borsellino. Nell'omelia padre Ennio Pintacuda tenta di dare un senso al martirio. Noi perdoniamo, dice, ma vogliamo sapere, vogliamo giustizia. Solo così questo sacrificio non sarà una disfatta. Palermo non è più Sagunto, sussurra commosso il gesuita, ma tanti polveroni, tanti artifici non ci sarebbero se le scelte di campo fossero più chiare. Un messaggio di solidarietà poi anche a tutti gli agenti impegnati nel difficile lavoro contro la mafia. Il sacrificio di questi due giovani, conclude padre Pintacuda, servirà al riscatto di questa città. Il rito nella chiesa di Sant'Eugenio è stata la sola pausa nelle indagini per gli investigatori che hanno imboccato nelle ultime ore una pista precisa. Nonostante i dinieghi ufficiali, sembra che Antonino Agostino stesse conducendo un'indagine che esulava dai suoi compiti di routine al commissariato San Lorenzo. I funzionari della squadra mobile non vogliono aggiungere altro, dicono però che non sono in possesso solo di ipotesi e di intuizioni, ma anche di fatti certi ai quali adesso tentano di dare riscontri. La pista più attendibile pare quella della ricerca dei superlatitanti, anche se non si esclude che il giovane poliziotto Provetto Sub indagasse per suo conto sui sicari che piazzarono la bomba vicino alla villa del giudice Giovanni Falcone.
era un poliziotto e l'hanno ucciso il 5 agosto del 1989 assieme alla moglie, è stato interessante. In quegli anni, nella questura di Palermo, nella squadra mobile, c'erano molti, ma molte mele marce. E queste mele marce l'hanno tradito. Ho moltissimi ricordi del mio figlio. Era un ragazzo, io lo chiamo ancora un ragazzo, pieno di vita, che voleva una società migliore. Non mi posso più dimenticare che ci manca, e ci manca l'odore dei figli. Mio figlio era un uomo leale che amava la vita e amava la sua sposa. Lui nel suo lavoro cercava di aiutare gli altri. Periodicamente durante l'anno in cui lui si è fidanzato con la sua Ida, usava il suo piccolo straordinario, 150.000 al mese, e lo dedicava alle orfanelle di Villanave in Sicilia. Quando lui arrivava là con la sua fidanzata, le bambine erano tutte femminucce, li guardavano incantate perché per loro Lino era un principe e lei una principessa. Guardavano Aida perché era bella, bellissima, come a Biancaneve, bianca, capelli neri e occhi azzurri. La guardavano e gli guardavano quello che indossava. Allora mia nuora gli ha detto: Nino, permetti che io regalo questa collanina, che la bambina non ha niente, io ho tante cose. Nino gli ha detto: regalala. Gliel'ha messa a collo alla bambina e questa bambina era felice, la guardava come se aveva un tesoro nel collo. Quando l'hanno ucciso il 5 agosto 89, lui viene da noi a mare. La giovane sposa aveva preso l'albo del matrimonio e hanno detto che dovevano andare a farglielo vedere a una vicina di casa. Quando lui ha balcato il cancello di casa nostra, in quella strada, un sabato pomeriggio, non ha più passato una macchina. Che c'era un viavaia incredibile, un silenzio che voi non avete l'idea. Mio figlio lì è mancato circa mezz'ora. In quella mezz'ora che è mancato c'era questo silenzio. Io ero davanti al televisore e sento un botto come se fosse un petardo, quello potente. Sento quello successivo, il terzo, il quarto, e sento ancora una voce femminile. Questa voce femminile che dice: mi stanno ammazzando mio marito. Io percepisco che è la voce di mia nora. Corro, mi alzo. Il tempo che mi alzo vedevo maledettamente come entravano quei colpi che gli sparavano addosso. Io corro per abbracciarlo. L'ho abbracciato, loro hanno smesso. Mio figlio mi ha crollato fra le braccia. Mia nora, che era a terra, si rialza e gli dice: so chi siete. Gli sparano un colpo a cuore e cade anche lei. Cadendo lei voleva andare a Carpone, la sua Nino. Mio figlio cercava sempre di aiutare i più deboli. C'erano gli extracomunitari che non sapevano scrivere e lui gli scriveva gentilmente le domandine. I giovani della zona che lui lavorava allo Zen rubavano e lui gli diceva di non rubare. Se si drogavano gli diceva di non drogarsi. Gli consigliava di prendersi una piccola licenza elementare e imparare a fare i conti. Tanti si sono messi a vendere verdura, frutta e sono usciti dalla malavita. Mio figlio non parlava mai con noi, non si completava mai con noi. Quando mi presento in qualche ufficio ricordano benissimo mio figlio e quando mi vedono mi chiamano papà Enzo. Per me è una qualcosa grandissima quando mi chiamano papà Vincenzo. Mio figlio era un uomo che coltivava una grande passione, la legalità, e nel suo lavoro cercava di applicarlo. Ebbene, lui ha deciso che questa zona doveva cambiare e tante sono cambiate grazie a lui. Mio figlio amava le persone, le aiutava. Dopo la sua morte, la storia di Nino e Ida è conosciuta in tutta Italia e anche oggi. Lui era così buono che tutta l'Italia gli ha fatto 6 presidi antimafia a Nino e a Ida. E questo per me è un motivo d'orgoglio.